Good morning, beautiful people, e bentornati sul mio canale per un nuovo video Coffee Talk. In realtà l'episodio di oggi è un po' diverso perché, come vedete, non ho nessuna tazza di caffè. Sono stata poco bene negli ultimi giorni, quindi ci sto andando piano con i liquidi che metto nel mio corpo. Scusate i rumori di background, ma è il 1º maggio, siamo di nuovo tutti a casa, nonostante la quarantena, perché il mio compagno è tornato a lavorare lunedì, però oggi, essendo festa, siamo tutti a casa e Tucker è in giardino che abbaia, quindi se sentite un po' di rumori nel background è per questo. Il video di oggi volevo dedicarlo ai bot. È un argomento un po' particolare che però viene fuori molto spesso in conversazioni legate al marketing digitale, ai social media, eccetera, eccetera. Quindi ho pensato di fare un po' una carrellata per spiegarvi cosa sono, come si usano e se io personalmente consiglio di usarli oppure no, e che impatto possono avere sul vostro profilo Instagram. In modo particolare vi voglio già dire che ho scritto un articolo a riguardo, lo trovate qui sotto linkato in description box, e riassume appunto tutte le tipologie di bot, tutte le cose che bisogna sapere. Insomma, per non fare un video troppo lungo, ho spezzato un po' i contenuti, un po' li trovate sul blog, un po' li trovate in questo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Arianna e sono un holistic business strategist. Aiuto i business, i freelance, i creativi a comunicare in modo più consapevole e raggiungere i loro obiettivi di business. Quindi, se siete interessati a queste tematiche di digital marketing, comunicazione e imprenditoria, iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella così non vi perderete nessun video. Ma iniziamo! Allora, che cosa sono i bot? Allora, i bot sono praticamente, bot viene dalla parola robot, e in realtà non sono dei robot, ma sono dei sistemi automatizzati che possono essere utilizzati per far crescere il nostro profilo Instagram oppure per farci guadagnare visibilità. E adesso vi spiego, diciamo, le modalità sotto cui questi servizi solitamente agiscono. Allora, per quanto riguarda la crescita del profilo, diciamo, penso sia la prima tipologia di bot che siano stati presentati sul mercato. Non sono sempre delle strategie molto supportate anche dalle piattaforme stesse. Comunque, io vi spiego come funzionano e poi vediamo se ha senso utilizzarlo oppure no. Allora, quelli per quanto riguarda la crescita del profilo, praticamente cosa fanno? Tu paghi un servizio e questo servizio ti manda automaticamente un gruppo di nuovi follower sul tuo profilo Instagram per far appunto crescere il numero di follower. Il problema qual è? Il problema è che molto spesso e volentieri questi nuovi follower sono dei follower falsi, dei follower inesistenti in realtà, sono dei profili Instagram creati ma non c'è nessuna persona dietro, c'è un computer che appunto li utilizza per pompare i numeri delle persone che vogliono acquisire questo servizio. Ma perché la gente vuole pagare per avere più follower? Beh, i follower sono quella che viene chiamata vanity metrics, ovvero un valore più associato alla nostra vanità che in realtà utile per fini di marketing. Avere follower ovviamente è importante perché più abbiamo un bacino di persone che possiamo raggiungere con il nostro messaggio, più possiamo eventualmente influenzarle o convincerle ad acquistare i nostri prodotti e servizi. Quindi sicuramente è un numero importante, ma se ci pensiamo bene, avere dei profili falsi che ci seguono non ha molto senso perché non ci potrebbe aiutare a raggiungere i nostri obiettivi. Quindi perché la gente lo fa? Allora, ci sono varie ragioni, ognuno penso che abbia la sua motivazione, queste sono quelle che vedo io personalmente che voglio condividere con voi. La prima è appunto quella della vanità, il bisogno di avere tantissimo, un numero alto per far vedere alla gente che noi effettivamente siamo seguiti, siamo popolari. Allora, per questo va benissimo, cioè capisco la ragione anche se trovo che nasconda un po' troppa insicurezza in se stessi e nel proprio progetto, però se ci pensi bene, avere un numero alto di persone che ci seguono, ma in realtà non sono persone che appunto reali, che hanno scelto di seguirci, interessate al nostro contenuto, non ci fa in realtà sentire bene anche dal punto di vista della vanità, perché sono appunto profili che noi abbiamo acquistato, quindi non abbiamo guadagnato nessun tipo di status. Quindi soldi investiti male, personalmente trovo.
Per quanto riguarda i brand, la stessa cosa. Molto spesso, specialmente quando un brand si lancia per la prima volta su Instagram, ha questo stato di insicurezza di dire ho troppi pochi follower, non vengo presa seriamente. La stessa identica cosa, pensa a qual è il tuo obiettivo. Se il tuo obiettivo è interagire con i tuoi clienti, se il tuo obiettivo è vendere i tuoi prodotti, sicuramente avere un numero alto di follower, ma che sono falsi, che non sono persone esistenti, non ti farà raggiungere il tuo obiettivo di business. Quindi sarebbe meglio focalizzarsi su una strategia che effettivamente ti faccia crescere il numero di follower, ma che siano follower reali e quindi cresciuti in modo organico e che abbiano una relazione con il tuo brand. Il terzo caso è quello degli influencer, che anche loro molto spesso sentono il bisogno di avere un numero alto di follower per poter essere competitivi sul mercato e ottenere più contratti con i brand che poi dopo loro sponsorizzano. E su questo, ancora una volta, capisco la logica dietro, però se ci pensiamo bene è un gioco che non funziona, perché sicuramente magari un brand ti potrebbe approcciare la prima volta perché hai dei numeri grandi, ma se poi tu non converti, che è quello che è l'obiettivo del brand facendo questo tipo di collaborazione, ovvero ottenere nuovi clienti, se tu non porti nuovi clienti al brand, questo brand non ti considererà più come un influencer, di un punto di riferimento per la sua comunicazione, anzi ti penserà un influencer poco efficace. Quindi riflettete bene su quando fate questo tipo di strategie, perché i benefici attorno a questa cosa sono veramente veramente pochi, anzi forse inesistenti. La seconda tipologia di bot è quella utilizzata per ottenere maggiore visibilità. Vi sarà sicuramente capitato di ricevere like, commenti, interazioni nelle Instagram stories da persone che non seguono effettivamente il vostro profilo, a volte anche profili verificati di celebrity o comunque di personaggi famosi. Perché questo accade? Perché loro appunto utilizzano dei servizi che pagando e connettendo il loro account Instagram guardano le stories, commentano, mettono mi piace al posto della persona, del proprietario del profilo. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è andare a toccare un'altra delle nostre caratteristiche primordiali, che in questo caso non è la vanità, ma è la curiosità. Nel senso che noi, magari soprattutto i profili più piccoli, vedendo che un profilo verificato, una persona che non conosciamo, ha messo mi piace, un commento, un'interazione alla nostra, ai nostri contenuti, per curiosità andiamo a vedere chi c'è dietro quel profilo e molto spesso appunto troviamo magari una celebrity o un account molto grosso, una personalità importante, e noi incuriositi facciamo il follow, quindi seguiamo questa persona. Ecco, questo è il gioco che loro vogliono fare e noi gli stiamo dietro. Il problema qual è? Che anche questa è una lama a doppio taglio. È una lama a doppio taglio perché, uno, se fatto male funziona, cioè proprio all'incontrario. Per esempio, a me mi capita molto molto spesso sul mio profilo Instagram di ricevere commenti in inglese fuori luogo. Allora, io ho scelto proprio per scelta consapevole di parlare solamente in italiano perché mi voglio riferire a un pubblico italiano e quindi i contenuti in inglese non esistono sul mio profilo Instagram, e quindi ricevere commenti da persone inglesi già è un po' strano. In più sono appunto commenti che non c'entrano assolutamente niente con il contesto delle mie conversazioni, quindi si vede palesemente che sono dei contenuti automatizzati, e questo fa sì che io non abbia assolutamente nessuna voglia di andare a vedere e a curiosare dentro quel profilo, perché lo identifico immediatamente come falso o comunque come un'interazione falsa. La seconda lama è quella del fastidio, perché effettivamente, specialmente nell'ultimo periodo, nelle Instagram Stories, queste cose succedono molto molto spesso. Io ogni volta che metto il box delle domande mi arrivano decine e decine di commenti da bot, e questa cosa effettivamente inizia ad essere abbastanza fastidiosa. Quindi, nonostante sia una tecnica un po' più, tra virgolette, organica, chiamiamola così, anche se non è proprio organica, però un po' più accettabile rispetto a quella dell'acquisto dei follower, può essere utilizzata nel modo molto scorretto e effettivamente dare fastidio al pubblico e non farci raggiungere i nostri obiettivi.
Quindi pensate bene quando e se vorreste utilizzare questi tipi di strategie, pensate effettivamente se ha senso per la vostra realtà. Anche perché io non capisco onestamente sempre il bisogno di avere tantissimi follower, tantissime persone che ci seguono, perché l'obiettivo, specialmente per quanto riguarda un business, è quello di interagire con i propri follower, di creare un rapporto con loro. Quindi, se io ho un numero altissimo, ma non ho un'interazione, non so chi siano le persone che mi seguono, non commento, non discuto con loro, no, il mio profilo e il mio numero di follower non serve assolutamente a niente. Quindi, io dico sempre, è meglio concentrarsi su poche persone alla volta e crescere piano piano, ma concentrarsi su ogni persona che arriva, piuttosto che crescere di 1000 follower al giorno per poi effettivamente non conoscere nessuno e quindi non riuscire a instaurare una relazione con loro. L'ultimo punto di questo video voglio dedicarlo all'impatto che i bot hanno sul nostro profilo Instagram e quindi sulla nostra possibilità di raggiungere i nostri obiettivi di business. Perché effettivamente hanno un impatto anche sulle persone che non hanno scelto attivamente di acquistare questo tipo di servizio. Vi faccio un esempio. Più o meno un anno fa, poi fortunatamente Instagram ci ha messo un po' una toppa, arrivavano costantemente sul profilo di più o meno tutte le persone dei profili falsi ogni singolo giorno a seguire che diventavano parte del numero di follower. Non ho onestamente capito bene quale sia il senso dietro questa cosa. Penso arrivassero attraverso gli hashtag, quindi se tu utilizzavi degli hashtag sotto il post, bot attaccate quest'hashtag, con la esce romagnola l'hashtag viene un po' strana, bot attaccati a quest'hashtag arrivavano e iniziavano a seguire il tuo profilo, però erano profili falsi, quindi non aveva molto senso. Comunque succedeva questo. Qual è l'impatto negativo di questa cosa? Beh, l'algoritmo di Instagram non fa vedere i tuoi contenuti a tutta la tua base utente, quindi a tutti i tuoi follower, ma più o meno al 10%. Questo 10% sono le persone che interagiscono maggiormente con i tuoi contenuti, ti inviano messaggi più spesso, visualizzano il tuo profilo più spesso, eccetera, eccetera. Quindi che Instagram identifica come le persone maggiormente interessate ai tuoi contenuti. E tra questi rientrano anche ovviamente gli ultimi iscritti, cioè le ultime persone che hanno deciso di seguire la tua pagina rientrano in questo 10% perché hanno appunto hanno detto io seguo la pagina quindi sono interessata. Questi follower falsi quindi rubano visibilità ai tuoi contenuti perché i tuoi contenuti verranno mostrati a loro, che non sono una persona reale e quindi non ci possono fare niente, e non magari a delle persone reali che potrebbero essere realmente interessate ai tuoi contenuti. Quindi, per tutelarsi da questa cosa, quello che è importante fare è avere una pulizia costante del proprio profilo, quindi controllare sempre le nuove persone che ci arrivano come follower e se identifichiamo alcune di questi come persone che magari sono arrivate lì ma non hanno ragione di essere, quindi magari possono essere per esempio persone straniere che si occupano di tutt'altra cosa rispetto a quella di cui parli tu, oppure per profili che non hanno foto del profilo, seguono migliaia di persone, non hanno nessun post, eccetera, eccetera. Se identificato un profilo bizzarro, chiamiamoli così, potete decidere di rimuovere a questo profilo il follow, quindi senza bloccare, senza riportare il profilo, semplicemente rimuovere il follow. In questo modo mantenete i vostri follower puliti e siete sicuri che le persone che vi seguono sono effettivamente tutte reali. Per quanto riguarda invece commenti, mi piace, interazione alle storie, eccetera, purtroppo Instagram non sta ancora facendo un buon lavoro a, diciamo, togliere questa nube di disturbo. Queste cose non impattano effettivamente tantissimo il vostro profilo, quindi non dovete preoccuparvi più di tanto, basta ignorarli. Quello che però può, disturbare è il fatto che adesso questi bot hanno iniziato ad interagire anche magari nei sondaggi, nei quiz, eccetera. E questi sono degli strumenti che spesso un piccolo business utilizza per avere una risposta da parte del pubblico su una scelta che poi andrà a fare per lo sviluppo della sua attività, che può essere tipo la scelta del packaging di un colore particolare o anche la data di un determinato appuntamento, una diretta, un evento, qualsiasi cosa. Quindi, se è così, se utilizzate questi strumenti in questo
questo modo, assicuratevi di togliere dai risultati quelli di bot, quindi di persone che non vi seguono, che non hanno ragione d'essere, eccetera, eccetera, perché altrimenti i vostri risultati saranno sfalsati. Comunque, se volete sapere di più su questo argomento, ancora una volta vi ripeto che trovate il link in description box a l'articolo sul mio blog con tutte le informazioni. Io non ho più fiato, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!